Signori, buonasera. Prego, operatore, si inquadri anche lei. Quello che stiamo per vedere quest'oggi, diciamo, è oltre che eccezionale, anche un fatto proprio che non si è mai visto, una cosa che non avete mai visto, forse nemmeno nei film. Ma intanto vi faccio vedere la mia amabile campagna. Prego, venga. Guardate, guardate, signori, che panorama. Avete visto? Signori, quello che staremo per vedere... Mi inquadri, senta, mi inquadri. Quello che staremo per vedere, signori, io lo sconsiglio a chi è debole di cuore, sofferente. Io quindi vi prego di fermare adesso questo video per chi magari è sensibile alla visione di certe cose. Procederemo adesso, venga, allo scoperchiamento di questo pezzo di plastica che contiene al suo interno qualcosa di veramente schifoso. Prego, si avvicini. Signore e signori, siete ancora in tempo, potete fermarvi. Attenzione, attenzione, signori, signori. Quello, aspetta un attimo, mi chiamano. Che puzza che fa? Veramente non fa puzza, è anche profumato. Guardate questo topo, signori. Adesso, signori, guardate, devo mettere gli occhiali perché veramente io non riesco a vederlo bene. Guardate, prego, si avvicini. Inquadri anche l'occhio di questo individuo. Bene, le mani, le zampe, come chiamiamolo, perché sembrano mani. La coda. Signori, adesso non finiremo qua, continueremo con la misurazione dello stesso. Attenzione, metro professionale. Mi sa che dobbiamo stirarlo un pochettino. Intanto lei faccia ancora riprese, che io prendo un guanto. Quello che sarò per fare è disumano, lo so, ma mi tocca farlo. A posto. Facciamo una bella pettinata, facciamo il crestino. Adesso andremo alla misurazione. Spostiamo la gambetta. Ecco qua. Ecco, non ti seccare. Crestino. Stiamo bene la coda. E allora, signori, abbiamo 41 centimetri di topo. Come potete vedere, 41, signori. Questo topo è stato preso con le tecniche di sopravvivenza che Bear Grylls da anni insegna. Guardate. Facciamo la riga di lato. Poverino. Ebbene, signori, io spero che con questo mio filmato voi non vi siate vomitati, siete svenuti. Spero di farvi trovare qualcos'altro in futuro, magari il padre di questo topastro. Io vi saluto e alla prossima.